Se non si è del parere del tuttologo dotto, del secchione che parla come un libro stampato, lo si bolla in sordina a un cervello stracotto. Ma che gaia scemenza, è un somaro marchiato. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. Non credo di esagerare nel dire che oggi Alberto Patrucco sia il massimo esperto dell'opera di Georges Brassens. Fin da quando nel 2008 pubblica il suo primo disco, Chi non la pensa come noi, nel quale ci sono delle sue traduzioni, e quindi interpreta alcune canzoni del maestro francese, che poi prosegue con la pubblicazione di altri due dischi, fino ad arrivare al libro di cui parleremo oggi, che è A Brassens, pubblicato da poco dalla casa editrice Pagina 1, e che Alberto ha scritto insieme a Laurent Valois. Dunque Alberto, cominciamo col dire in che modo sei entrato in contatto con la figura di Georges Brassens e che scintilla ti ha fatto scattare da subito. Ma da subito, intanto ti ringrazio per l'esperto, eccetera. Io non so quanto esperti si possa essere di una materia così vasta e semplicemente complicata, perché poi l'impatto emotivo in Brassens è semplicissimo. Infatti io fui rapito in tenerissima età, semplicemente ascoltando un disco, un suo disco, peraltro non capendo una parola di quello che Brassens stava cantando. E non è uno che sottrae argomenti alla sua poesia, al suo modo di fare canzoni. Io, non capendo il francese, non capivo una parola. E qui mi piace dire, cioè, però credo di aver capito che c'era molto da capire, perché poi ovviamente lo ho approfondito cammin facendo. È stato un coup de foudre. Mi piaceva, io che avevo un'impostazione musicale classica, se vogliamo, questo suo modo di fare canzone, anche proprio di fare musica relativamente a una canzone ricca non solo di contenuti poetici, letterari, eccetera, ma proprio musicalmente, perché di una canzone quello che rapisce, come era solito appunto dire il buon Brassens, è proprio la musica, è questo che fa la differenza con la poesia. È andata così. Mai mi sarei sognato e aspettato di tradurlo, in quanto, come dicevo, è semplicemente, emotivamente semplice, ma strutturalmente molto impegnato. E sono stato un po' costretto per una serie di circostanze che magari diremo qua e là. Passiamo al libro. Tu hai dichiarato che A Brassens non è e non vuole essere una classica biografia, anzi hai detto è una non biografia. Che cosa si trova il lettore tra le mani nello sfogliare il libro che hai scritto insieme a Valois? Oggi fare un libro credo sia più che coraggioso, quasi eroico, perché di libri se ne fanno tantissimi, se ne pubblicano tantissimi, sembra che si legga piuttosto, cioè mediamente parlando, generalmente parlando, piuttosto poco, al che io mi sono detto probabilmente si legge poco perché i libri c'è appena appena il tempo di scriverli. Credo che possa essere una causa, al di là della ironia. L'idea, io parto sempre nelle cose che faccio, diciamo, senza evitando di parlarmi addosso, però io parto sempre dai no. Partendo dai no, pubblicando una cosa, in quanto se uno volendo volesse avere qualche notizia su Brassens nella rete, in questo mondo, trova parecchio. Allora l'idea è stata quella di non fare una biografia,
di non di evitare magari di suggerire il già detto ma senza tralasciare niente, e di far scoprire o riscoprire, incuriosire sul suo modo, per esempio, di fare canzone, sul suo modo di essere anarchico, sul suo modo di essere agnostico, sul suo inizio, sul suo modo di approcciarsi all'amore, alla vita, alla morte, attraverso opere per lo più ovviamente conosciute, ma anche poco conosciute e in taluni casi addirittura obliate dallo stesso Brassens, giusto per sottolineare una personalità a tutti gli effetti, cioè di uno che aveva e ha detto tanto, ma aveva tanto da dire, probabilmente avrebbe avuto, se non fosse scomparso a soli 60 anni, probabilmente avrebbe avuto ancora tanto e tanto da dire. Quindi, se non ho capito male, l'intento è quello di mettere in relazione, attraverso la sua opera, la figura di Georges Brassens con quelli che sono i grandi temi sui quali l'uomo si interroga da sempre, e poi sono appunto, come dicevi, l'amore, la spiritualità, i rapporti con l'altro da sé, con la diversità e infine con la morte, che è una tematica molto, sempre molto, molto presente. Al di là appunto del contenuto delle tematiche assolutamente innovative, cioè lui spacca un modo di fare canzone, perché noi stiamo parlando delle sue prime diciamo produzioni, emissioni, risalgono agli anni 50, dove la canzone, per così dire, leggera era codificata su certi temi, no? Infatti Gino Paoli dice, ecco, io ascoltando Brassens, che anche su di me ha avuto un influsso pazzesco, ho capito che era possibile trattare argomenti diversi facendo una canzone. Quindi, e le sue prime opere, partendo dalla Cattiva Reputazione, ma Ho Appuntamento con Te, cito i titoli in italiano, Ecatombe, cioè rappresentano nella storia della musica francese qualcosa che non ha eguali, cioè ha scritto al tema della canzone di protesta, sebbene magari i contenuti sono altri. Quindi il tema, le tematiche, il modo di proporsi di uno che rimarrà intatto così fino alla fine, e questo mette il centro sul suo modo di essere appunto anarchico, individualista, di non soggiacere al mercato discografico, dicendo magari, sai, la mia musica, che c'è e ce n'è tanta, la rovineranno gli altri. Ecco, sempre è il dono dell'ironia che difficilmente si trova in eccellenti autori di canzoni, per carità. Però ecco, questa è proprio la peculiarità di Brassens. Tematiche importanti, spaccate sempre da un'ironia talvolta manifesta, talvolta un po' obliata, un po' sottotraccia, che a me piace dire che non prende in ostaggio nessuno, perché quando c'è il contenuto ironico all'interno di un pensiero, non sei ostaggio di chi manifesta il pensiero, di uno che fra l'altro proprio non voleva far cambiare idea a nessuno. Era quello che è. E il tema della morte, ovviamente, è un tema che è lui stesso dice, ma probabilmente prima di me nessuno mi ha mai parlato della morte come ne ho parlato io. Come un salice sarò triste quando quel Dio che dan per buono mi dirà lì non si resiste, va su a vedere se ci sono. Lascerò tutto, il brutto e il bello, soffrirò un po' ma il tempo passa, è ancora in piedi l'alberello che ci vuol per la mia cassa, è ancora in piedi l'alberello che ci vuol per la mia cassa. Se al cimitero devo andare,
voglio farlo senza fretta. La tomba è lì, può anche aspettare, entrarci dentro non mi alletta. Poco mi importa se i becchini diranno che sono da legare. Disteso e al canto dei violini all'altro mondo voglio andare. Disteso e al canto dei violini all'altro mondo voglio andare. Prima di andarmi a divertire con le anime dannate, sogno una donna da scoprire per ricordarla tra le amate. Dire ti amo estremo, ancora un po' tirarmi su e poi sfogliare il crisantemo, la margherita di chi fu. E poi sfogliare il crisantemo, la margherita di chi fu. Che la mia vedova si allarmi nel seppellir la sua metà, ma che per piangere risparmi cipolle o altre falsità. Che si risposi non son contrario con uno della mia statura, così può usare il mio vestiario, gli andrà tutto su misura. Così può usare il mio vestiario, gli andrà tutto su misura. Ami mia moglie, le mie tisane, nasconda tutti i miei ritratti, ma che giammai porco d'un cane prenda calci i miei gatti. Non son cattivo, o così mi pare, la cosa poi non mi entusiasma, ma se i gatti prova a molestare lo tormenterà un fantasma. Ma se i gatti prova a molestare lo tormenterà un fantasma. Qui giace una foglia morta, qui io chiudo il testamento. Han scritto sopra la mia porta, chiuso per lutto, anzi, spento. Lascio la terra e le mie lune, non soffrirò più il maltempo. Son qui nella fossa comune, la fossa come del tempo. Son qui nella fossa comune, la fossa comune del tempo. Son qui nella fossa comune, la fossa comune del tempo. Son qui nella fossa comune, la fossa comune del tempo. Son qui nella fossa comune, la fossa comune del tempo. Hai parlato dell'orientamento libertario e anarchico di Brassens, che chiaramente è stato un modo di intendere la vita, la canzone, eccetera, è stato molto influenzato da questo suo essere libertario. A un certo punto nel libro dici che addirittura arrivò ad avere dei dissidi con i suoi stessi correligionari anarchici, perché, tra virgolette, troppo anarchico anche per gli anarchici. Come si fa a essere troppo anarchico anche per gli anarchici? Sì, questa è l'idea, che il fatto di codificare, prendi una tessera, no, io non mi tessero, cioè dobbiamo trovarci comunque alle in quel posto. No, non è anarchico, è troppo anarchico per gli stessi anarchici. Probabilmente è una sintesi che ha poi, come dire,
suggerito il personaggio Brassens, però ecco, inclina all'ironia. Lui, per esempio, ecco, una sintesi, diceva: sono così anarchico che attraverso la strada, camminando sulle strisce pedonali, perché non voglio avere a che fare con la gendarmeria. Cioè, io sto alle regole perché non voglio parlare con chi le regole le impone. Cioè, è tutto un gioco, sempre con ironia, eccetera, ma probabilmente le codificazioni che c'erano all'interno di lui, collabora alle Libertaire, addirittura scrive un sacco di articoli, diventa caporedattore. Questo suscitò qualche invidia, e il suo pensiero era così libertario, così fuori dagli schemi, che non poteva sopportare neanche le minime codificazioni che è uno che non ha mai, per dire, messo piede in una banca. Fortunatamente c'era chi lo faceva per lui. E si giustificava dicendo: cioè, io ho filosoficamente un approccio col denaro maldestro, sporco. Insomma, ecco, questo è il Brassens pensiero. Per me accattivante, cioè, sotto ogni profilo e aspetto. Vorrei tornare su un discorso che hai accennato all'inizio, e cioè sul paradosso che esiste nel momento in cui molti conoscono le canzoni di Brassens ma non ne conoscono l'autore, o in pochi. Comunque, questo per colmare questa lacuna, a me ha sempre fatto molto piacere, e te l'ho detto in più di un'occasione, questa tua opera di diffusione attraverso le tue oramai innumerevoli traduzioni, interpretazioni della canzone di Brassens, eccetera. Ecco, cos'è una missione la tua, quella di far conoscere a più persone possibili? Io, allora, per quel che mi riguarda, intanto, non dimentichiamoci che Brassens ha avuto in Italia una grossa influenza. Pensiamo, allora, diciamo, alla cosiddetta scuola genovese. Su De André ha avuto un'influenza. De André se l'è portato fino alla fine. De André diventa anarchico perché Brassens è anarchico come concetto, no? Quindi soleva dire: per me equivaleva a leggere Socrate, mi insegnava cosa non dovevo fare, cosa si doveva fare, o quantomeno cosa non si doveva fare. Ecco, così è quello che riceve da Paoli, questi i più, ma poi non dimentichiamoci anche sulla cosiddetta scuola milanese. Nanni Svampa, certo, ha tradotto in primis in dialetto milanese, poi anche in italiano, ma non l'ho mai abbandonato. Ecco, io ho scelto un percorso diverso. A parte la resistenza mi sono approcciato con molta fatica alla traduzione delle canzoni di Brassens, proprio per le difficoltà innegabili che ci sono. Intanto perché parti da una lingua, il francese, e l'italiano è tutta un'altra lingua, sebbene. Quindi c'è l'idea di salvare contenuti senza fare violenza, ovviamente, al pensiero di chi poi quell'opera l'aveva fatta, perché poi il traduttore, infatti si suole dire traduttore traditore, ma talvolta uno gioco forza è anche un po' costretto mediando. Io la metrica insomma lo impone. Insomma, certo, ci sono un sacco di difficoltà, però io ho evitato di fare, evito di fare dei tributi a Brassens, eccezione fatta per questo libro, che ovviamente non si può negare che in buona sostanza lo sia, ma mi è sempre piaciuto all'interno. Io arrivo da un percorso, come dire, diciamo teatrale, cabarettistico, insomma, di suggerire una certa idea del monologo, che per certi versi si avvicina molto un po' allo spirito di Brassens, senza volerlo, e guai, perché, per carità, non mi prendo meriti che non ho, però il tema è sempre di accarezzare
tematiche non cercare di accarezzare, poi se uno ci riesce chissà, non lo so, però temi non banali, argomenti non banali, cioè anche qui escludendo le cose più, non parlerò mai di donne, non parlerò di pubblicità, argomenti molto bazzicati all'interno del monologo umoristico, diciamo, e di dedicarmi ad altro. Mi è sempre piaciuto far brillare, unire, mi è sempre piaciuto a un certo punto in avanti, che queste canzoni brillassero della luce propria e non delle ombre riflesse. Sempre ho rifiutato ciò che è finto e illusorio, nei panni dello scettico ci sto dentro a pennello, percorro i marciapiedi con piglio derisorio e con questa frase scritta su un cartello: non credo a una parola di tutte queste storie. Gli dèi, i paradisi, gli inferni, il purgatorio, gli ultimi premiati e i malvagi condannati, il corpo del Signore dentro lo stensorio, il Kippur e il Ramadan e i feticci consacrati. Non credo a una parola di tutte queste storie. E la buona sorte e il quid divinatorio, le carte, i tarocchi, le linee delle mani, lo spiegare i sogni, il pallino oscillatorio, le stelle che annunziano quel che sarà domani. Non credo a una parola di tutto queste storie. Le prove indiscutibili, l'indizio accusatorio, chi giura ed è spergiuro, i buoni testimoni, il rispettare l'uomo nell'interrogatorio e le verità avere le spontanee confessioni. Non credo a una parola di tutte queste storie. Il carcere, la gogna, il riformatorio, la condanna a morte come ammonimento, criminale preso da zelo espiatorio che si pente duole morsicato dal tormento. Non credo a una parola di tutte queste storie. L'elogio al morto che è sempre obbligatorio, Ivari era un buon figlio, un buon padre, un buon marito, tra noi era il migliore, il più meritorio, un sant'uomo, un cuor d'oro, stimato e riverito. Non credo a una parola di tutte queste storie. Ben parlanti,
che incantan l'uditorio, chi investe in sentimenti di comodo e riposo, e tutte le sciocchezze di ogni repertorio, chi muore affinché nasca un domani dignitoso. Non credo a una parola di tutte queste storie, ma invidio chi si beve il tutto. E allora, Brassens è attualissimo, ecco, è uno dei pochi, non sarà certo il solo, ma è uno dei pochi che il tempo non ha scalfito alcunché del suo narrar poetico musicale. A proposito appunto dei personaggi, le canzoni di Brassens sono spesso popolate da personaggi relegati ai margini della società. Penso alle prostitute, piccoli delinquenti, sfruttatori, emarginati, eccetera. Non volendo fare dei paralleli chiaramente tra, però a me è venuto in mente insomma la letteratura anche e la cinematografia di Pasolini. Non so, ho pensato a Brassens che nelle sue canzoni traspone un po' le stesse figure che popolano invece tutta la letteratura e il cinema di Pasolini. Cosa ne pensi? Sì, no, è proprio il dedicarsi, cioè il essere attratti da quello che non, da ciò che non brilla, ecco, credo che un po' il senso scoprendo un'umanità, un'intenzione, una poeticità relativamente, ma non nel senso bieco del termine, non un investimento poetico su queste figure, ma proprio l'idea di aprire a considerazioni diverse. Un pezzo che ha, come dire, suggerito, ha ricevuto solidarietà da parte della corporazione delle prostitute, che dice: guarda, ragazzo mio, non sfottere questa prostituta, perché guarda, è solo il caso che ha voluto che questa prostituta che stai prendendo in giro non fosse tua madre. Ecco, credo sia proprio una qualità umana, una predisposizione umana che appunto fa di Brassens Brassens. Non dimentichiamoci che in Francia è ancora vivissima la popolarità, in Francia è un monumento, e comunque risulta un autore tradotto in più di 40 lingue. Nonostante la fatica, cantato da oltre, se non erro, 700 artisti a tutt'oggi, con un interesse da parte soprattutto dei giovani che scoprono un modo di fare canzone che, io lo sottolineo, che non c'è in altri, non è meglio di o peggio, non interessa questo, ma è un modo di fare canzone che è il modo di fare canzone alla Brassens. Ci sono due tematiche che secondo me sono affascinanti nella canzone di Brassens, forse anche per la loro vastità e per l'impossibilità di trovare una risposta, e sono: uno, il mito. Brassens utilizza moltissimo delle figure mitologiche, soprattutto prese dalla mitologia greca, e l'altro è la religione. Lui, ateo, in alcuni momenti mi sembra più credente di molti credenti, è un non credente di grandissima fede, ecco, esatto, mi verrebbe da dire. Esatto, esattamente. No, allora, intanto come è antimilitarista, antigerarchie, anticaste, ovviamente massimo rispetto per chi ha fede,
un po' meno sulle, sulla struttura piramidale che tutte le come dire, organizzazioni, mi si passi il termine, hanno gioco forza. Più che ateo, io lo definisco agnostico, lui è imbevuto di cultura religiosa, ci ha fatto la prima comunione, la madre era molto cattolica, il padre no, quindi è una cultura che ha abbracciato. E poi io, per me Dio dice una parola, se dico di Dio tutti sanno di cosa sto parlando. E poi c'è appunto la figura del politeismo, cioè di varie, l'idea di trattare la morte in modo diverso, di là tutto andrà meglio. E anche questo è una, come dire, un pensiero che suggerisce pensieri. C'è un altro elemento, secondo me, molto interessante, ma anche molto bello e curioso, è il fatto della atemporalità nelle composizioni di Brassens. Cioè, al di là del telefonino che ai suoi tempi non esisteva, però non mi sembra che ci siano dei riferimenti a oggetti, per esempio, che possono far capire in quale epoca si sta svolgendo il racconto narrato nella canzone. In proposito dice, guarda, per quello che riesco a ricordare, dice, la mia barca andrà sempre a vela, non andrà a motore, la mia luce sarà sempre data da una candela, da un lampione, cioè, che gusto poetico può ispirare una lampadina? Io sono un appassionato di motori, ma la mia barca andrà sempre a vela. E credo che sotto sotto, insomma, ci tenesse ad affermare concetti che fossero completamente scollegati dalla, non dico, ma dall'attualità. Tu la sposa modello, grillo del focolare, con l'ombra di una gioia che hai voluto accettare. Penelope senza misteri, tu che non hai strappi nell'abito nuziale, non accarezzi mai senza ombra di male piacevoli ambigui pensieri, piacevoli e ambigui pensieri. Dietro le tue tende, nel tuo angolo nascosto, aspettando il ritorno di un Ulisse del posto, ricami e leggi novelle nelle sere di noia, lì sotto il tuo tetto. Tu non hai mai in sogno, nel ciel di un altro letto, contato altre o nuove stelle, contato altre o nuove stelle. Poi non ti è mai successo di desiderare l'amoretto che passa, che gli occhi fa brillare, che sveglia la tua fantasia, che nel tuo orticello mette la margherita, sui rami del frutteto la mela proibita, e scompiglia la tua biancheria, e scompiglia la tua biancheria. Hai mai desiderato rivedere domani quell'angelo, il demonio, col suo arco tra le mani, che scocca la freccia maligna, che alle statue più fredde dà carne e gioventù, le toglie dal piedistallo, ne scuote la virtù e strappa la foglia di vigna, e strappa la foglia di vigna.
non temere che il cielo ti servirà ancora. Non è per così poco che si castiga un cuore che mette le ali a uno scatto. È la colpa comune, un peccato veniale, è la faccia nascosta della luna di miele, è solo il tuo riscatto, soltanto il tuo riscatto. La donna, il rapporto di Brassens con la figura femminile. Allora, con le donne della sua vita, con le donne in generale. Solevo dire, io non ho mai detto ti amo a una donna, ho sempre detto non mi dispiace per niente, dice credo che vada più lontano del ti amo. Non sopportava il matrimonio, cioè l'amore diventa... amore quando si è sbarazzato del senso della proprietà, e lui stesso non si è mai sposato, ha vissuto con la sua compagna da un certo punto che in poi della sua vita, che è stata la sua compagna di sempre, ma addirittura non con, sai, facciamo letti separati, no, case separate, io a casa mia, e dando all'amicizia un valore estremo, cioè bisogna diventare amici. E poi chiosava anche un verso contenuto in un'altra canzone, dice All'ombra dei mariti, dove dice non scagliate la pietra contro la moglie adultera, dietro ci sono io. È un po' pretestuoso, dal mio punto di vista, intravedere in Brassens una tinta misogina, cioè tratta la donna per quello che è, se è buona è buona, se, addirittura alcune vengono santificate, quelle che sfuggono un po' dall'ironia vengono addirittura sublimate, innalzate, quindi... Senti, in conclusione, se so che è una domanda molto difficile visto lo sterminato numero di canzoni che Brassens ha composto, se dovessi individuare una canzone che più di ogni altra racchiude e raccoglie la complessità dell'uomo e del personaggio Brassens, a quale brano penseresti? Beh, inevitabilmente, al di là del preferire o non preferire, però credo che la mauvaise reputation, cioè la cattiva reputazione, proprio tradotto paro, sia... E lì c'è tutto, lì nasce Brassens, perché trova il suo modo di fare canzone, ovvero tematiche interessanti, inusuali, cioè questo che dice dove vivo, cioè nel paese dove sto, modestamente godo di pessima reputazione, cioè, subito, no? È più che un biglietto da visita, è un certificato anagrafico, dove ci sono tutti i temi, l'essere contro le ricorrenze, infatti dice il giorno della festa nazionale, lui dice il 14 luglio, io sto a letto a dormire, non sopporto la musica e i tromboni che suonano e marciano a tempo di passo militare, no? E me ne sto quieto a letto. Il concetto che esce dice che nessuno, cioè pur non facendo nulla di male, se esci, no? Se fai altro, i ben pensanti non tollerano che uno faccia qualcosa di diverso dal codificato, dal consueto. Ovviamente ci mette ironia, alta, nella cattiva reputazione c'è molta ironia, perché dice tutti sparlano di me, tranne i muti, tutti indicano me, tranne i monchi, ma non c'è cattiveria né nei confronti dei muti né nei confronti dei monchi, è che quei monchi, quei muti, se avessero avuto voce o dito, avrebbero indicato lui o sparlato di lui. Quindi è veramente una canzone manifesto, tant'è che molti dicono che chi non ama la cattiva reputazione non ama Brassens.
dove vivo lo dico a ragione, ho una cattiva reputazione, che mi agiti o passi la mano, passo comunque per un tipo strano, ma non faccio male o torto a nessuno, seguo la mia strada, tranquillo e buono. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. E tutti parlano di me, tranne i muti, ahimè va da sé. Il giorno di festa nazionale, sto chiuso in casa, mi sento male, musica e banda che tengono il passo, per i miei gusti fan troppo chiasso, ma non faccio male o torto a nessuno, se non ascolto dei tromboni il suono. Me le braccia, me le pacche, non si vino tro rute che, non le braccia, me le pacche, non si vino tro rute che. E tutti indicano me, tranne i monchi, ahimè va da sé. Quando incrocio un ladro da poco, inseguito da chi non sta al gioco, allungo la gamba e perché tacere, chi non sta al gioco lo faccio cadere. Ma non faccio male o torto a nessuno, se lascio scappare un pover'uomo. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. Tutti si avventano su di me, tranne gli storpi, ahimè va da sé. E non ci vuole un indovino per sapere qual è il mio destino, se troveranno una corda una sola, sentirò stretto un nodo alla gola. Ma non faccio male o torto a nessuno, se non seguo il gregge sono quel che sono. Ma la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. No, la gente non ha simpatia verso chi segue un'altra via. Mi vedranno tutti a testa in giù, tranne i ciechi e chi non c'è più. Grazie Alberto. Alberto Patruccolo, Laurent Valois, a Brassens, edizioni pagina 1, 2022. Se non si è del parere del tuttologo dotto, del secchione che parla come un libro stampato, lo si bolla in sordina a un cervello stracotto. Ma che gaia scemenza, è un somaro marchiato. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo.